Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono FuraBintendo e oggi siamo tornati su Luigi's Mansion 3. Allora, in questo episodio andremo all'ultimo piano del gioco. Quindi, andiamo, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo al 15° piano, ossia l'attico. Vai Luigi! Ed eccoci qua, allora. Che gusti, mia cara barbella crisantemi. Ah, possiamo prenderlo con l'ascensore, ok. Oddio, per un attimo avevo pensato peggio. Va bene, grazie. Comunque nel primo episodio aveva detto barbella crisantemi, che lei è una fan sfegatata di Rebu. Quindi va bene. Mi sembra piuttosto logico che ci abbia tutte queste cianfrusaglie. Ok. Lo schermone gigante è la Maronna. Prego. Ah, come faccio ad avere del personale così incapace? Luigi non avrebbe mai dovuto arrivare fin lì. Forse ho sottovalutato te e quel professore, forse. Complimenti per essere arrivato fin qui, ma ciò non significa che tu abbia vinto. A pensarci bene, capiti giusto a proposito, Luigi. Tu sarai il mio regalo più bello. Dopo averti catturato, ti offrirò a Rebu e lui mi adorerà per questo. In fondo è andato tutto per il verso giusto. Se ti fosse messo in fiocco in testa, come un pacchetto regalo, sarebbe stato perfetto. Forse Rebu ti metterà in bella mostra accanto a questo dipinto, glielo chiedo subito, di sicuro. Luigi, se vuoi salvare Mario, dovrai trovarmi. Sempre che tu non lasci le penne per il terrore prima del tempo, io comunque sarò qui ad aspettarti. Mario. Bene. Oh, cosa? Luigi, hai visto? Era tuo fratello, ciò significa che la proprietaria dell'hotel si farà finalmente vedere. È giunto il momento che l'affronti alla sconfiga una volta per tutte. Trovala e salva Mario. Sì, lo so, Strambic. Adesso, però prima devo trovare tutte quante le cose di queste stanze. Allora, dammi le banconote subito. Dammi le banconote. Ok. Quante? Ma dove sono passate? Va bene, adesso vorrei quel ragno d'oro. Vorrei. Luigi? Ok, vai. Ok, bene. Ma c'è. Perché c'è tutta questa sabbia? Intanto là c'è un sorriso di Rebu, non so se si vede, però ok. Oh, bene. Qua sì. Questo qui dovrebbe essere il piano teoricamente quello con più soldi in tutto quanto il gioco. Teoricamente parlando. Ok. Topo. Ma togli scommettere che tra poco uscirà un topo dorato. Però non molto. Ancora non sei dorato, strano. Oh, quanti topi sono? Niente più topi? Va bene. Ok, usciamo di qua. D'accordo. Allora adesso dammi questo cuscino. Questa pianta fa qualcosa? Ah, posso spaccarla, bene. Vai. Perfetto. Adesso, ok, monetina. Mamma mia, che musica molto ansiosa. Là c'è una gemma, come ci si arriva? Beh, lo scopriremo presto. Forse da qui, perché vedo un'entrata di Gommi Luigi, quindi vai. Prego. Oh mio Dio. Posso andare di qua? Ah, sì, ecco la gemma, bene. Ecco l'ametista di Rebu.
Sono è a forma di reboot, quindi. Adesso come si torna su? Devo tornare per passato Luigi, vero? Sì. Bene, adesso io vorrei prendere anche quelle banconote là sopra, se ci sta il gioco. Bene, dammi le banconote adesso. Prese tutte? Prese tutte. Perfetto. Adesso, visto che c'è un'altra entrata qui. Esatto, lo sapevo. Scusi, grazie. Vai. Che cos'è questo rumore? Di qua? Non ho ben controllato di qua. C'è qualcosa? No, già controllato. Va bene. Va bene, non c'è niente a parte delle riviste. Perfetto, vai con me Luigi. Non è che c'è qua. Adesso magari è comparso il topo dorato. No, va bene. Ah, comunque, off camera, prima di iniziare questo episodio, ho comprato... vabbè. Ok, una. Vieni qua, ragno. E una. E due. E tre. Perfetto. Perfettissimo. Adesso siamo a 67.000 soldi. Devo fare qualcosa con queste scatole magari. Sì, sembrerebbe di sì. Però non c'è niente qua dentro. Adesso dammi quel lingotto per piacere. Perfetto. Andiamo avanti. Cosa c'è qui? Monetine. Vorrei quelle monete là sopra per favore. Ok, bene. Catena, cosa fa? Cosa fa? Cosa fa questa catena, scusa? Ah, fa alzare il coso, ok. Ok, non è che devo fare qualcosa io qui adesso. Non sembra. Ma non posso tirarlo più di così. Come faccio? Forse così. Ah sì, così, ok, bene. Non avevo ben capito. Bene, ritorno con Luigi. Perfetto, posso fare qualcosa con questi specchi? Magari? No. Qui? Magari sì, i specchi possono indicarci qualcosa. Però va bene, dai, andiamo avanti. Dai. Va bene. Qua c'è della polvere per terra, perché? Perfetto. Soldi. Qua nel cassetto. Ah, tutte. Uno zaino di Rebu. Dove l'ha comprato non lo so, però ok. Là c'è anche una telecamera. C'è anche un dipinto di Rebu qui. Che ci segue. Magari dobbiamo fare qualcosa qui, magari. Aspetta, non è che... No. Qua? Non sembra. Boh, va bene. Dammi qui. Cosa fa questo? Ah, ho capito. Devo farlo a forma di Rebu adesso. Piano piano. Aspettate un attimo che è un po' complesso. Così va bene? No. Così? No. Forse girando così di qua forse. Più di così. Ah, ecco. Ho adesso a forma di Luigi, va bene. Così va bene? No. Così? Sì. Va bene, un diamante. Anche un sacco di lingotti. Dammi il diamante. Ok. Dammi il diamante. Perfettissimo. Wow, bene. Adesso, ok. Qua c'è qualcosa? Per forza, dai. Monetine, perfetto. Ok, qua da questo lato un coso di refu in Egitto, perché? Posso farci qualcosa, forse? No. Va bene. Monetine. Alla fascia delle monete. Qua invece di... c'è Marbella Crisantemi. Sai che qua in mezzo magari c'è qualcosa?
No. Magari devo fare qualcosa con questo qua di Marbella Crisantemi. No. Hai gusto però, Marbella Crisantemi. Non pensi però di aver messo un po' troppe cose di Rebu, forse? Boh. Cuscini. Qua c'è un altro di Rebu. E qua c'è la poltermicia, però d'oro. Posso prenderla? E romperla magari? No, perché sembra servire a qualcosa. Posso farci qualcosa con questa cosa? Forse in due, forse, un attimino, eh. No, a quanto pare niente. A quanto pare. Però va bene. Qua c'è un secchio. C'è qualcosa qui? No. Stavo rompo sentendo qualcosa? No. Ma dove l'hai fatta quella foto? Boh. Stavo romperla? No. Qua manca qualcosa, secondo me. Strano, perché c'è troppo spazio. Passato. Questa parte mi sa che sarà bella lunga, eh. Qua c'è un altro quadro, un'altra statuina di Rebu. Non posso farci niente. Queste monete da dove sono apparse? Scusate. Ah, forse c'era la roba della poltermicia, forse. Che cos'è? Una lucertola? Boh. Dammi questo. Questo secchio che fa qualcosa? No. Dovrò un po' tanto per, però non dovrebbe fare niente. Infatti niente. Questa pianta. Rompi. Niente. Qua non ci sono ancora stato, secondo me. Ah, oh, un cuscino pieno di soldi, non me l'aspettavo. Devo essere sincero. Ah. Aspetti, ho visto, lingua lunga. Ti ho visto, signor lingua lunga. Facciamo andare con Luigi, va? Come faccio ad... Ah, così, ok. Ah, ok, faccio così. Beh, attiva... Oh, ok, adesso, vai. Vieni qua. Come si faceva? Scusate, qual era il trucco? Aspettate, non mi ricordo qual è il trucco. No, seriamente, qual era il trucco? Ah, ok, così, ok. Dammi le lingue. Ok, così si faceva. Scusate, non mi ricordavo qual era il trucco per prendere queste lingue lunghe. Sì, lo so, è strano, ma il fantasma si chiama Lingue Lunghe. È strano, lo so. Bene, sconfitto Lingue Lunghe adesso. Cosa c'è qui? Tutto ciò è molto sospetto. Proviamo ad andare. Allora, intanto qua ci sono una grossa fiascia di titri. Aspettate, non è che... lo sapevo. Attento Luigi, questo posto è pieno di laser invisibili. Quindi hai visto che c'è la polvere a terra? Con un sobbalzo puoi sollevarla un po'. Tempo da individuare il laser. Ok, ho capito. Ok, Strambi, smettila di parlare. Ok, quindi laser. Tra quanto? Adesso, vai, 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 corri Luigi. Ok. Penso che questa roba è meglio prenderla dopo. Prendi tanto, va bene. Ok, qua c'è qualcosa, vabbè, la prenderemo dopo. Oh, grazie del cuore. Vai, no, 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 laser. Ok, poi scendiamo di sotto. Oh, c'è un ragno d'oro. Ragno d'oro. Ah, c'erano più ragni d'oro, bene. Ok. Là c'è un topo d'oro. No, esci. Bene, adesso questo qua dove posso farci qualcosa? Non so, basso. Ah, ecco. Dovevo attirare la polvere prima. Vai, qua, vaso. Yeah, ok. Mappamondo? Perché c'è un ma... Aspetta, sto mappamondo deve servire a qualcosa. Infatti, lo sapevo. Doveva servire a qualcosa questo diamine di mappamondo.
Ok, il tempo qui è abbastanza preciso. Ok, forse ho capito, forse, però non lo so. Adesso tipo. Corri, ok. Perfetto. Perché sei inciampato? Va bene, tiriamo sto coso e basta, va? Vai. E il laser si è tolto adesso, topi. Dove sono i topi? Come si arrivano a quei topi, tu? C'è un libro strano forse qui, probabilmente. Ma c'è un libro strano. Che fa sto libro? È una leva? Lo sapevo io. Dammi tutti i soldi. Ok, perfetto. Perfetto, adesso dammi questo scrigno che c'è, altri soldi, anche un sacco di... e anche tre perle, bene. Banconote, dammi le banconote. Comunque sì, questo qui deve essere il piano con quello con più soldi, dovrebbe almeno, poi non lo so. Qui. E qua c'è un... ah, è dietro, ok. Adesso, libri, non posso farci niente, va bene. Altri libri. Ok, altri libri che non ci sono niente. Aspetta. Ah, vero. Praticamente ho catturato tutti quanti i bue. Adesso mi è... adesso praticamente ho sbloccato la luce questa qui che fa vedere tipo un bue. È strano il concetto per quello. Ok, intanto qua c'è una... dammi la sacca. Prima la sacca. Come dicono da... come dice della gente su YouTube in Luigi's Mansion, prima i soldi. Ok, qua non c'è niente. Che serve questo libro? Aspetta, dovrà servire a qualcosa. Una torta? Devo farci qualcosa? Forse devo girare la pagina? Non sembra, no? E allora fa vedere una torta, e allora? Una torta di compleanno, e allora? Devo girare pagina così, non lo so io. Ah, ecco. Un fantasma si è mangiato la torta. Quindi, fantasma d'oro. Ah, ecco, c'è un fantasma d'oro, bene. Perfetto. Non me l'aspettavo, te lo giuro. Cioè, mi aspettavo più che altro una gemma. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Vai, uno, due, tre, fine, dammi i soldi. Oh, yes. Perfetto. Ok, dammi tutti quanti i soldi, da tutto quanto l'oro. Posso fare qualcos'altro qui? No. Ma sto libro deve servire a qualcosa. Fammi uscire. Forse devo metterlo tipo da qualche parte. Io provo a portarmelo in giro da qualche parte, poi non lo so. Qui forse. No. Vabbè, io lo lascio qua incustodito, poi non lo so io. Che bella sta musica, sembra... cioè, no, lo so. È strano, però è la musica di inizio gioco. Ok, vai. Più che altro si trovava nel trailer. Ah, ecco dove serve il libro. Ok, va bene, lo porto subito. Ecco, sapevo che serviva qualcosa, quel diamine di libro. Ok, dammi il libro. Dammelo subito. Portiamolo su. Perfetto. Comunque una cosa che è un po' strana di questo gioco è che praticamente non puoi non è che puoi portare gli oggetti così manualmente, no? Devi usare per forza il poltergeist, se no non va bene. Vai. Cosa fa? Oh, un rubino, bene. Rubino, dammelo. Wow, bene, addirittura un rubino. E anche dei lingotti. E anche delle monetine. Qua manca qualcosa forse. Dammi tutti i libri. Da questa parte non penso che ci può essere qualcos'altro, quindi. Dammi tutte quante le cose. Vabbè, tanto a certi non si può arrivare, quindi dai, prendiamo la chiave. È una chiave un po' particolare.
Ne servono 4, c'è scritto là in alto a... là in, in alto a sinistra. Dice. Va bene. Devo fare qualcosa da pagare Rebu, forse? Con la lingua, forse? No. Va bene, andiamo avanti. Questo episodio mi sa che diverrà particolarmente lungo. Vabbè, cioè, lunghi fantasmi. Oh no, ci sono i nascondini, vero? È vero, sì, dannazione. Aia. Oh, allora, stupidi nascondini. Luigi, se magari non ti fermassi. Oh no, 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 no. Perché tutto quanto è pagato? Aia. Ok, vieni qui. Cosa enorme, ok. Aia, e dai. Dai, mi sa che adesso perderò un sacco di punti di dannazione. Vai, ok. E qua, tu, nascondino. Ok, dov'è quello rosso? Dove sei? Dov'è quello rosso? E lo devo aspettare. No, allora, stupido nascondino. Uno, due, tre, quattro. Dammi il cuore, ok. Ok, più, l'ho ucciso, ho sconfitti tutti. Oh mio Dio, per un attimo pensavo il pesce. Adesso mi servirebbe tipo un cuore, mi servirebbe. Comunque c'è una porta che prima non avevo visto, cioè, dall'altra parte. Ah, sta qui la porta, ok, bene. E vai, entra. Vieni qua, Gemma. Cioè, non Gemma, sarà spiritata. Ok, vai. Oh, siamo in una sta... Perché sono volati a caso dei soldi? Boh. Cuore, dammelo subito. Dammi il cuore. Dammi il cuore, ok, dammi anche l'altro, ok. Lassù c'è un porcellino, vorrei prenderlo. Come si prende quel porcellino? Boh. Non lo so. Ho visto che fa. Da dove sono volate? Ma non so perché, ma io ma vedo. Ma delle banconote volano a caso, non lo so perché. Vai, dammi qui. Ecco, vedete, volano a caso, non so perché. Vabbè, cioè io non mi lamento, però boh. Mappamondo. Ah, se, ah, ok, ecco a cosa serve. Vorrei prendere il porcellino magari. Vai. Ok, bene. Fatto perfetto. Perfetto, adesso. Dammi lingotti, perfettissimo. Lingotto, ok. Adesso magari serve a qualcos'altro. Aia, ah, non sono andato sul fuoco, dai. Quello, qualcosa? Cosa è successo, non lo so. Dammi il cuore, ok. Lingotti. Ok. Allora, tu piantina muori. Cioè, vabbè. Più che altro vaso rompiti, più che altro. Allora, qua c'è un ventilatore, vai, tiriamo. Aspetta. No, ok. Va bene, tiriamo questo. Adesso, cosa dovrebbe uscire? Prego. Cosa? Diamine. Ok, riproviamoci. Oh, bene. Là c'è la chiave, però aspetta, non può essere così semplice, vero? Esatto. Ci deve essere un qualche cosa che spenga il laser. Vai, gira. Perfetto, adesso. Quello! Questo è un. Questo qua, aspettate. Ok, vai. Questo qui è la il maniera tenebrosa di Luigi's Mansion 2. Oh mio Dio, vai, controlla un po'. Cosa c'è? Che c'è qui dentro? Me l'aspettavo, me l'aspettavo. Vieni qui. Ok. Me l'aspettavo, bene. Vieni qui dal fantasma d'oro. Uno, due, tre. Fine, bene. Bene. Oh yes. Perfetto. Vieni qui, ok. Bene, siamo a 70.000 monete, bene. Ok, adesso rigiriamo questo ventilatore. No, dobbiamo aspirare, non deaspirare, ok.
Ecco, adesso, lì. Adesso, come ci si arriva? Come ci si arriva lì? Ah, ho capito. Ok, aspettate, fatemi fare un test. Adesso, deaspira per piacere. Fermati. Sbrigati come Luigi. Ok, adesso, vai dall'altra parte. No, non si può, strano. Proviamo, voglio provare a fare sta cosa, però non so se ci riesco. Non si può fare con Gommi Luigi, ma siamo scemi? Dai, però, così non è giusto. No, che cazzo da... Come faccio ad andare da... Ok, facciamo una cosa, va? No, aspetta. Lasciamolo andare avanti e portiamo come Luigi di là. È l'unico modo questo. Per riuscire a prendere per prendere quella chiave. Per spegnere il laser. Vai di qua come Luigi. Adesso. Allora di qua non posso andare. Vai appena. Ok, appena arriva al laser. Ok, vai. Adesso. Perfetto. Adesso vai con Luigi. Attiva. Vai. Perfetto. Spento anche il laser. Perfetto. Vai. Scusa cose. Perla, grazie mille. D'accordo. Ah, c'è una mascia di lingotti. Qua che c'è? Guardi! Bene! Perfetto! Aia! Che cazzo! Ah, c'è il baratro infinito! Chi l'ha visto? Dai, vabbè, lasciamo perdere, va? Adesso attiviamo quella cosa, vai! Cerchiamo di prendere quella chiave! Bene, adesso basta! Vai, vieni qua, chiave! Vieni qui! Perfetto! Ma che è sto casino? Boh. Adesso riciniamo un altro po' con la stanza. Perché ho visto. Perché là dove c'è il fuoco deve esserci qualcosa. È logica di tutti quanti i videogiochi. Quelli là che richiedono. Che richiedono una cura per tutto quanto. Fammi indovinare. Lo sapevo io. Ah, ok, ok, ho capito. Vai. Ah no, serve per forza con Luigi, ok. Allora, togliti, ok, vai. Vai Luigi. Dai, stupido mappamondo. Okay. Vai. Ok, adesso dovrebbe funzionare, vai. Da cosa arrivi con dei soldi, immagino? Esattamente. Bravo Luigi. Vai. Vai, ritorna con me Luigi. Ok, andiamo avanti. Adesso ci sono dei fantasmi qua sicuro. Dimmi però che non ci sono di nuovo quelli enormi così, strani. No? Non ci sono fantasmi, strano. Va bene, sapete che vi dico non mi interessa, andiamo avanti e basta allora. No, perché se non ci sono fantasmi allora che noia. Andiamo di qua. Monetine, grazie mille. Oh, cioè, si può aspirare questo, bene. Cosa c'è qua dietro? Cioè, cosa ci dovrebbe essere? Niente. Si può aspirare, quindi? C'era niente. Vabbè. Oh, là bisogna inserire tutte quante le chiavicelle. Ma perché? Ma perché? Sono i maschi che fanno questo alle donne, non il contrario. Va bene. Oh, qua c'è un quadro di con dei soldi. Oh, c'è anche una lingua lunga lì, bene. Non l'avevo visto. Dammi i soldi? Ok. Ok, adesso qua c'è una lingua lunga, quindi attenzione. Ok. Ok. No, cavolo. Ok, Luigi. No. Da finire la lingua lunga. Non c'è più. Da finita. Dove siete? Dove sono i fantasmi? Da qua? Sì, eccolo.
appena riesco ad aspirare la lingua. E ora, appena riusciamo. Scusate. No, dai. Devo riuscire ad arrivare a quel lingua lunga. Adesso, dove sei? No, perché è per forza sulle pareti. Ah, qua c'è un cassetto intanto, non l'avevo visto. Bene, vai. Non ci dovrebbe essere niente. Ah, bene, sono... vabbè. Quanti soldi, bene. Adesso dove andate a finire con lingua lunga? Ah, perché io senza di lui non posso proseguire. Ma non c'è niente. Qui. Eccolo. Adesso posso riuscirci magari? Oh, vai, mori. Ok, finalmente. Ok, Luigi, puoi proseguire per favore, grazie. Ok, bene. Allora vai, spera spiritata a me. Vai, ok, andiamo di qua. Cosa c'è qui? Cosa c'è, una sauna? Ok, va bene, adesso cesta, soldi. Grazie. Aia! Ah, il laser, vero? Scemo io. Mi ero completamente dimenticato del laser, devo essere sincero. Ok, adesso stiamo in campana, appena si muove. Ok, adesso. Appena. Vai, ok. Andiamo, vai Luigi. Aspetta Luigi, ok. Come funziona qui? Ok, arrivano fino a un certo punto, va bene. Appena vedo qualcosa che si muove, vai! Aiuto! Ah, ho sbagliato, dannazione, ho sbagliato. Ok, riproviamo. Appena vedo che... Vai, ok. Ok, vai, 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 doccia. Chiudiamo qui. Ok. Mi sa che mi conviene andarci dopo, forse. Ok, appena si rimuove. Vai, sbrigati Luigi. Ok. Una carta cianica di soldi, ma perché? Ok, adesso cerchiamo di disattivare qualcosa. Disattiva? Ah, devo fare così, ok. Disattivalo, vai. Ok. Yes. Ok, adesso posso fare le cose un po' più tranquillamente. Allora, lavandino. Oh, cosa ha aperto? Boh. Andiamo a vedere, a prendere subito quei lingotti. Ah, serve uno che... Ok. Dagomi Luigi. Ok. Apri il lavandino. Perfetto. Perfetto, adesso. Aspetta, qui c'è... Qua intanto ci sono dei lingotti qua sotto, li ho visti. Ma che cosa è questa? Una doccia o una sauna? Penso una sauna. Ah no, tutti e due, ok, bene. Cioè, questa qua proprio c'ha... Questa qui proprio è ricca da sfondarsi proprio. Cioè, ricca sfondata. Non vorrei dire, però ok, vai. Vai, scendi. Ora, oh, bene, una. Ho detto due. Tre, quattro, ok, bene. Vedi qua lingotti, ok. Aspetta, cosa c'è qua dietro? Prego. Posso andare? Ci? Prego. Come si prende? Da qui? Devo scendere qua sotto, allora suppongo. Perché questo qua mi porta qui sopra. Ok, bene. Non posso aspirare lo zaffiro, strano. Bene, preso lo zaffiro. Perfetto. Vieni qua. Ok. Banconote. Ok, adesso scendi. Perfetto. Qua c'è qualcosa? No. Perfetto. Oh bene, cuore. Adesso torniamo da Luigi. Ok. Ok, qua. Qua niente, però qua sopra ci sono dei soldi, capisci? Cos'è questo? Ah, dove c'era la carta igienica, ok. Oh bene, altre banconote. Vedete la papino. Banconote. Vieni qui. Ok.
Adesso come si prende? Ah, devo riempire la, l'acqua, devo riempire la vasca d'acqua, immagino, no? Luigi? Vai? Ok, bene, si è riempito. Perfetto. Ma è un salvagente di Rebu o cosa? Sì, è un salvagente di Rebu. Va bene, sapete che c'è, non mi interessa, dai, andiamo avanti. Luigi, hai gli asciugamani, vero? Vai, esci. Oh my god. Dice sempre le stesse cose, Luigi. Oh, la musica è cambiata. Dimmi che non ci sono quelli grossi, per favore. Ok, potete apparire per piacere? Ok, se magari apparite, mi fareste un gran... Oh no, guarda. Vabbè. Oh mio Dio, che casino. Oh mio Dio, aiuto. Ok, c'è... Vieni qui? Ok. Adesso pensiamo allo spirito cosa. Adesso. Dove sei? Ok, eccoti. Vieni qui. Ok. Adesso dovrebbe essere molto più semplice. Oh mio Dio, come fini. Vai, uno, due, tre. Fine. Bene. Abbiamo finito? Bene. Oh, yeah. Ma cosa sono tutti quanti i trofei di Rebu? Sì, sono trofei di Rebu. Di qua non ci sono ancora passato, mi sa. Ah no. Ah, posso aspirare dalla sua bocca ed escono soldi. Ok, quindi è come il triceratopo del museo. Oddio, una bomba. Perché c'era una bomba? Boh. Va bene. Ok, oh, una valigia. C'è qui dentro? Soldi? Ok. Oh, bene, c'è anche che bello sto quadro. Devo dire che era almeno a gusto questa tipa. Questa fa qualcosa? No? Questa? Ok, niente. Adesso qua c'è un'altra lingua lunga? Ah no, è dall'altra parte forse. Ah, ecco, adesso passa la porta, perché? Ah no, perché è un'altra zona, dai, entriamo. Oh, la camera, bene. Allora, intanto, aia, ai laser, dannazione. Come funzionano qua i laser? Ok, apriamo sta valigetta, intanto. Cioè, non è che era una valigetta, una valigia, appunto, e basta. Mi sa che questo qua sarà uno degli episodi più lunghi della serie. Qua niente. Adesso, posso passare di qua? Adesso, dammi questo coso. Vieni qui, ok. Vai, rompiti. Ah, una leva, che fa? Vabbè. Bene. Perfetto. Adesso qua cassetto. Tutto quanto trucco. E una perla pure, bene. Adesso posso passare di qua, sì, bene. Adesso da qualche parte ci dovrà pure essere il coso per spegnere l'allarme. Il laser più che altro. Scusi. Posso prendere questo? Grazie. Questo spegne l'allarme? Prego. Ok, non so bene cosa sia, però ok. Ok. Adesso, prima di andarci, però aspettate che... Ah, oddio, no, dobbiamo giocare tra i laser. Oh, no, ti prego, no. No, dobbiamo giocare fra i laser, no. Che grandi pizze. Non so neanche da dove partono i laser poi, quello è il bello. Ok, è una cosa un po' strana però. Dannazione. Allora intanto dammi... Ah no, la chiave è composta da un altro laser sicuro. No, vai, alzati, stupido coso. No, sto anche per morire, dannazione. E vabbè, io non ci sto a capire niente. Ah, mi sa che ci serve come Luigi. No, mi sa di no forse. Ok, è un macello. Che pizza però giocare tra i laser. No, 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 cavolo, 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 cavolo. Veloce. Ok, oh, cosa però, c'è anche una gemma, bene. Vieni, vai di qua, ok, spegni, spegni, spegni. Ok, abbiamo spento il laser, finalmente, vai.
Ok, adesso non è che ci stanno dei cuori da qualche parte? Scusa. Mi fai salire? Ok, saliamo piano piano, va? Che là sopra vorrei raggiungere anche la gemma. Il topazio. Avete visto che c'è un topazio qua sopra, no? Eccolo lì. Adesso dobbiamo salire un bel po'. Piano piano, per piacere. Odio sta stanza, mamma mia. Ok. Piano piano. Piano. Aspetta, lì c'è qualcosa o sbaglio? Ah no, sono entrato. Ok. Ok, adesso vai come Luigi. No, cavolo, 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 Luigi, Luigi, Luigi. Cribbio, dai. Ma ti sembra normale, gioco? Ma ti sembra normale, stupido gioco? Adesso, piano, piano, dannazione. Allora, intanto la chiave, dammi la chiave. Intanto. Adesso, pensiamo a prendere quel diamine di topazio. No, niente ragni d'oro, aiuto! No, 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 no! No, no, scherzavo, scherzavo, aiuto! Sali, 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 sali! Te lo scordi che adesso prendo l'oro pure, eh? Te lo scordi proprio. Ok, sali, per piacere. Ok. L'oro lo prendo piano piano. Ok. Piano. Ok. Ok, come Luigi, vai, vai, vai. La prendi la gemma? Ok, l'ho presa. L'importante è che ho preso la gemma. Ok. Fiuff. Ok, ritorna con Luigi. Mi servono cuori e subito. Ci sono dei cuori da qualche parte, per piacere. Forse qui. C'è un'altra lotta dei fantasmi, dannazione. Pure coi laser! Sì, vabbè. Ok, andiamo prima da loro. Ok, dobbiamo sparpagliarli un bel po'. Ok, piano piano, sì, finiamo con queste cose. Ok. Aiuto il laser, ok. Dammi il cuore, ok. Ok, piano piano posso sconfiggere questi maledetti fantasmi. Ok, questa qui comunque è l'ultima lotta del gioco, è tanto per dirne una. Ok. Quanti sono? Basta! Ok, due di questi. Ok, adesso. Dov'è quello rosso? Dov'è lo sfascione? Non è andato a finire lo sfascione? Non riesco a sentire. Ok, eccoli. Ok, adesso tirami più di qua, bravissimo. No, cavolo, cavolo, cavolo. Aia. Cribbio. Dov'è il laser? Ok, vieni qua tu. Ok. Ok, facciamolo arrivare almeno a 70 per piacere. Ok, vai. 1, 2, 3, 4. Abbiamo finito? Dammi il cuore, mi servono. Ok, mamma mia, che ansia. Oh, che ansia di vivere. Ok. Ok, dammi qui. Vai. Ok. Uno qui. Uno qui. No, bomba. Niente bombe. Un'altra bomba, basta bombe. Ok, dammi i soldi. E ultimo vaso. E vai. Ok.
Vai, ragazzi, inseriamo le chiavi e basta. Bene, bene, bene. Non pensavo che avessi la stoffa per arrivare fin qui. Un fifone come te chi l'avrebbe mai detto? Hai messo a soqquadro il mio hotel, catturato il mio staff con quella aspirapolvere e soprattutto hai avuto la fascia tosta di sottrarmi il mio tesorino, la mia preziosissima poltermicia. Questo non doveva succedere. Non saresti dovuto riuscire a scappare via da Rebu come il più mistero dei codardi. Se ti fossi lasciato intrappolare in quel quadro, Rebu mi avrebbe lodato per la mia abilità. E invece, ho perso tutto a causa tua. Vogliamo iniziare? Dovrò occuparmi io di te. In questo modo Rebu si fiderà nuovamente di me e si renderà conto di quanto possa essergli utile. Sei pronto, Luigi? Fammi divertire, dai. Boss finale, ma... cioè, vabbè, non boss finale. Boss, Marbella Crisantemi. Adesso, mi fai muovere per piacere? Cosa devo fare? Ok, boss, Marbella Crisantemi, adesso. Ok, dobbiamo schivare il laser per ora. Ok, adesso. Appena ti decidi a fare qualcos'altro. Ok. Ok, adesso. Arriva la meccanica boss. Ok, intanto spostiamoci un po' più di qua. Adesso. Bisogna attivare tutti quanti gli interruttori, ok? E ogni tanto andare su e spostare Luigi. Ok, posso fare qua? Ah, devo andare di qua, ok. Ok, vai Luigi, muoviti. Ok. Questo. Tanto bisogna attivarli un po' tutti, quindi. Ok. Vai, attivati. Ok, adesso occhio, perché ogni tanto Barbella Crisantemi può attaccarmi. Così, adesso vai. Oddio. Ok, dovevo per forza lasciare la presa. Ogni tanto vi conviene lasciare la presa. Ok, adesso cerchiamo di attivare l'ultimo scudo. Attiva l'ultimo e vai. Ok, cosa fai? Barbella Crisantemi. Ok, va bene. Non dirmi che attivi di nuovo il laser. Ok, no, non l'ha attivato. Yeah. Ok, vai. Ok, adesso appena Marbella Crisantemi si ribella, poi cominciamo ad acchiapparla. Ok, adesso vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Prima fase andata, poi. Ok, appena ti decidi di fare qualcosa appena. Cosa fai? Laser di nuovo? Sì. Laser di nuovo. Ok, cosa? Cosa? Oh, triplo laser, bene. Adesso bisogna inseguirlo. Ok, bisogna inseguirlo, altrimenti si riprende. Aiuto, cosa fai? Triplo laser, sì? Dov'è che lo fai? Di là, ok. Ok, finché fa così è abbastanza fattibile. Cosa succede? Ok, Luigi, muoviti.
Ok, ma bella crisantemi. Colpisci. Ok, dovete lasciare per forza la presa poi dopo un po'. Ok, vai di qua. Vai, interruttore azzurro. Cosa devo fare? Vedete, poi si riflette lei con lo specchio. Aiuto, attaccami. Ok. Aiuto, mio Dio, poi come tira. Ok, vai. Vai, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, capito, non conviene sempre premere il laser subito. Ma come si esce da... Ah, da quest'altra parte, vero, scemo. Ok, va bene. Laser triplo adesso. Oh mio Dio, da tutte e due le parti, bene. Vai, ok. Altra parte? Sì. Vai, adesso senso orario. Quello di prima era anti-orario. Ok. Cosa fai? Gli scudi, bene. Cioè, bene, no, però va bene, ho capito. A me adesso sono più veloci. Aiuto, aiuto, mi sta per attaccare questa. Qua non mi conviene prenderla. Qua no, non mi conviene per niente. Ok, ogni tanto Marbella Crisante mi può fare una cosa molto cattiva. Ossia, può tirare un porte flusso d'acqua. E adesso ci attacca molte più volte. Aiuto, ok. Conviene fare così soltanto per renderla fuori gioco, tra virgolette. Oh mio Dio, se sono veloce, mamma mia. Ok, laser. Piano piano si può fare però, ok? Aia, e dai. Ok, poi tra l'altro, vedete questi cosi qua? Vi danno dei cuori. Se li accendete, dammi il cuore. Ok, laser, dov'è che giri di qua? Ok. Vedremo chi riderà per ultimo, stupida. Aia, e dai. No, dai, no, no, no. Vai Luigi, ok. Disattiva questo laser, vai. Ok, vai, adesso. Attaccami, Marbella. Ok. Oh, oddio, no, ho attivato l'acqua, perché? E qua? Che cosa mi è successo, bro? Oh, l'acqua, perché? Deve... Yeah, ok. Capito? Questa qui è una rompiscatole di prima categoria, perché poi può attivare l'acqua molto in fretta. E dai, spegni. Oh, che diamine. Aia. Ok, non mi ha preso, non so come. Adesso dov'è che giri? Di là, ok. No, 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 aiuto. Ok, questo. Ok, vorrei un cuore adesso che... Se me lo permetti, mia cara Marbella Crisantemi. Un cuore, ok. Ok, bene, adesso tutto quanto è libero, vai. Proviamo a catturarla adesso, vai. Ok, vai, adesso appena vai. 1, 2, 3. Fine! Mario! Oh. 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 Yeah.
This way. This way. Oh, let's go. Come on. Ha. Oh yeah. Ha ha. Come on. Mario. E siamo riusciti a liberare Mario, manca soltanto Peach, però la libereremo nel prossimo episodio. Spero che questo video vi sia piaciuto, amici. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram e Twitch, ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video, attivate la campanella, condividete il mio video sul social, e noi, amici miei, ci rivedremo presto col boss finale!